A Sapri, presso l'Auditorium Cesarino, si è tenuta la presentazione del libro Now di Danilo Iervolino. Ad organizzarlo, l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci. Abbiamo voluto cogliere questa occasione per dei buoni rapporti che abbiamo anche con il presidente Iervolino, per dare la possibilità anche al nostro territorio, anche alla scuola, di confrontarsi con questa che è stata la sua opera bibliografica, Now, appunto, adesso, che è relativa alle nuove frontiere della conoscenza, in relazione soprattutto all'utilizzazione del web. Quindi il rapporto tra conoscenza e web nell'ottica della formazione permanente. E Iervolino in questo libro racconta appunto il progresso della conoscenza attraverso il web, ma anche quali possono essere le prospettive. E questo ci è sembrato molto molto utile per i nativi digitali, che sono appunto i nostri studenti, i giovani che si muovono ormai dentro alle tecnologie informatiche e quindi dalle tecnologie informatiche devono desumere poi la loro formazione. Libro Now, di cosa tratta? È un invito a entrare nella rivoluzione digitale, è un invito soprattutto ai giovani a scoprire il mondo del web, non solo in termini di gioco, ma anche di grandi opportunità di lavoro. La prima cosa innanzitutto è il lavoro 2.0, questa nuova professione che offre degli scenari molteplici e la creazione di start-up. Oggi nel mondo si creano circa 10.000 start-up al giorno. L'Italia purtroppo è ancora molto arretrata in questo. Ha bisogno di grande creatività, di grandi cervelli, di grandi passioni e il coraggio di cambiare le cose. So che il lavoro rende più omologati quello, logicamente, che ci ha insegnato nostro padre e nostra madre, quello di fare l'avvocato anziché il medico. Oggi purtroppo il mondo va a un'altra velocità, ha bisogno anche dei lavori creativi, quelli che si inventano da solo, quelli che creano grande ricchezza partendo da un sottoscala. Ad esempio Google, un'azienda partita appena 10 anni fa, oggi vale circa 600 miliardi di dollari, quanto tutta la somma delle aziende quotate nel nostro mercato domestico. Quindi è un inno al cambiamento, un inno a cogliere le opportunità, a non percorrere solchi già tracciati dagli altri, ma a scoprire con grande creatività, ingegno e coraggio altre strade. Anche perché, lo dico ora senza voler far troppa retorica, lo studio e la formazione sono la base di tutto ed è l'inchiostro vivo su cui scrivere le pagine del futuro dei nostri giovani e del nostro martoriato territorio. E se dovesse riassumere il suo libro in un tweet, come lo farebbe? Now, una frustata ad agire, a farlo e a farlo subito.